Ciao a tutti da Brescia, sono qui per fare un corso di formazione in tecniche chiropratiche che ho iniziato oggi. Oggi è stato il primo giorno di questo master in tecniche chiropratiche della durata di 2 anni. Per 2 anni adesso io mi dovrò concentrare, fare molta pratica e imparare bene a manipolare le vertebre e le articolazioni. Questo è il corso di tecniche chiropratiche. Che cos'è questo corso? Praticamente è un corso che insegna alcuni principi, una parte della metodica del chiropratico. Chi è il chiropratico? È un professionista sanitario formato nella riabilitazione attraverso la manipolazione vertebrale o articolare, perché questo crea uno stimolo guaritore per le disfunzioni. Molto simile all'osteopata, perché anche l'osteopata manipola e agisce comunque attraverso un principio molto simile, però mentre l'osteopata considera anche l'interazione organica e psicologica per riuscire a risolvere un problema, il chiropratico, che è un professionista sanitario integrato nei sistemi sanitari esteri, mentre in Italia non ha ancora attecchito, purtroppo. Ma il chiropratico è proprio specializzato solo, principalmente, perché poi molti concetti si rigirano, ma è principalmente specializzato nella manipolazione vertebrale e quindi nello stimolo del sistema nervoso centrale. Quindi scrocchia, esattamente come tutti quanti immaginano, comunque il chiropratico scrocchia, però senza fare una cosa esagerata. Molte volte si vedono dei video molto belli da vedere che utilizzano delle tecniche molto forti, mentre il chiropratico è proprio preciso, preciso, preciso. E in questi 2 anni io cercherò di imparare quindi le tecniche, i principi base principali della tecnica chiropratica, che invece all'estero dura più di 5 anni. Però io ho già la base di fisioterapia, per cui posso comunque riuscire ad avere un bagaglio piuttosto completo. Oltretutto si sposa benissimo col metodo che uso già in studio, perché il metodo che uso in studio è sulle catene muscolari, quindi trovare dov'è l'ingranaggio che non funziona in una catena di tessuti. Adesso avrò una chiave migliore per valutare anche la funzionalità dell'articolazione. Bene, con questo vi saluto. Oggi è stato il primo giorno, intenso, tostissimo, sono stanco, adesso dovrò studiare stasera e vi aggiornerò su come va questo primo seminario. E ciao a tutti, buona serata.